ha risposto alle domande venendo sentito circa un'ora dal GIP di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli in un interrogatorio per incidente probatorio un boscaiolo originario del Ghana, detto Romeo, abitante a Carrafello, il paese dell'Appennino sopra Arezzo, dove scomparve il 1 maggio 2014 Guerrina Piscaglia. Il ghanese avrebbe confermato al GIP di aver incontrato proprio quel 1 maggio in un bar un pizzaiolo etiope, Tades Dawit, e di avergli prestato per un momento il suo cellulare. L'etiope aveva ricevuto un SMS sul proprio cellulare e si servì del telefonino prestatogli dal boscaiolo ghanese per telefonare al numero da cui proveniva il messaggio. L'utenza corrispondeva a quella del cellulare di Guerrina Piscaglia. Nell'SMS ci sarebbe stato scritto che la donna se ne era andata con un uomo, un altro africano. Nessuno rispose alla telefonata del pizzaiolo e il telefono dette sempre il segnale di libero. Nell'inchiesta comunque si ipotizza che già in quella fase il mittente dell'SMS potesse essere non Guerrina Piscaglia ma un'altra persona che disponeva del cellulare della donna scomparsa. Inoltre il boscaiolo Romeo, nell'aiutare il GIP a ricostruire queste circostanze, avrebbe comunque sottolineato di essere estraneo alla scomparsa di Guerrina.